Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA Online a fare un nuovissimo video dove vi farò vedere lo scontro fra Vindicator, ovvero la nuova moto che hanno aggiunto nel DLC Il Crimine Paga Parte 2, che all'inizio pensavo che fosse una moto di merda, ma poi molti di voi mi hanno detto sotto nei commenti che aveva il turbo. Il turbo, ovvero il kern, una cosa del genere, vabbè, un'abilità insomma di questa moto, ovvero il turbo. E davvero ragazzi, sono rimasto sbalordito. Quindi la Dinka Vindicator contro la Kuchou, o Kuchou, o chiamiamola anche Pikachu, vabbè. Penso che avete capito che moto è. Insomma, quella moto straveloce. Ecco, andiamo subito a fare lo scontro, quindi. Io contro Zeta Willix, io con la mia Vindicator, e Zeta Willix con la sua Akuchou, ovvero la Pikachu, chiamiamola così appunto. Ragazzi, vi spiego in poche parole che cosa abbiamo fatto. Praticamente abbiamo aperto il telefono e abbiamo scelto un determinato minuto di GTA Online. A quel determinato minuto dobbiamo partire, così sarà molto ma molto più sincronizzato e senza fare errori partenza. Bene, abbiamo scelto il minuto 35. Notiamo subito che l'accelerazione della Kuchou, insomma, è impressionante. Praticamente ci fa mangiare la polvere, anzi l'acqua, dato che il terreno è bagnato. Noi con la nostra cazzo di Vindicator rimaniamo indietro purtroppo e non riusciamo a raggiungerlo. Quindi il risultato mi sembra chiaro: non abbiamo vinto. Beh, abbiamo perso contro la Akuchou nella prima gara, ma ora ragazzi la Dinka Vindicator ha un asso segreto nella manica, ovvero il turbo, che così segreto non è, ma vabbè, era giusto per dire. Comunque ragazzi, io e Zeta Willix abbiamo deciso di partire al minuto 20 e infatti tra poco partiremo. Vi dico subito che parto leggermente prima, quindi lo potete anche notare voi, ma la Kuchou riesce a raggiungere e anzi a superare la Dinka Vindicator, ma non appena cerca di superarmi, anzi non appena mi ha superato di poco, io metto il turbo e creo un distacco ineguagliabile tra me e la Kuchou. Quindi ragazzi, vado a vincere, dato che ho il turbo. Quindi nonostante che sono partito prima, la Kuchou mi ha recuperato, anzi mi stava superando. Però poi io mettendo il turbo ho vinto praticamente. Voi direte: grazie al cazzo Xstarter, hai vinto col turbo. E io che vi posso rispondere? Grazie al cazzo ho vinto col turbo. Il turbo c'è, si può usare, si usa, si deve usare. Se c'è vuol dire che si deve usare, insomma, no? Quindi non scassate la micchia. Per il momento una gara vinta, una gara persa c'è da stabilire, dato che la Dinka Vindicator non è molto veloce, quindi non è tanto veloce quanto la Kuchou normalmente, ma è molto più veloce in accelerazione e in velocità massima contro la Kuchou usando il turbo a pieno carico. A pieno carico intendo il turbo caricato al massimo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Io spero di essere stato il più chiaro possibile, il più esplicito possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un bel like al video, e se non vi è piaciuto lasciatelo lo stesso, perché tanto vi piacerà e ne sono sicuro. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate di questa gara, di questa Dinka Vindicator nuova, qui sotto nei commenti. Ditemi se l'avete acquistata, se vi piace il turbo, se lo usate, se non lo usate, se è una cagata, se non è una cagata. Ditemi quello che volete, perché io cercherò di rispondere a tutti piano piano. Mi raccomando, commentate qui sotto, facetemi sapere, perché per me è importante la vostra opinione. Ragazzi, questa è la prima delle tre gare che ho fatto contro altre diverse moto, e tra poco arriverà un'altra nuova gara tra la Dinka Vindicator e altre due moto in due video diversi, così da non creare confusione. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto appunto, commentate qui sotto, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto per non perderti altri contenuti, e inoltre vi invito a passare per il canale di Zeta Willix, con cui ho collaborato, insomma l'ho aiutato a fare un video, ovvero della Project T20. Che cos'è la Project T20? Ovvero il veicolo super, contro i vari veicoli super di GTA Online che sono già affermati e sono già molto ma molto potenti. Bene ragazzi, detto questo noi ci possiamo vedere al prossimo video e ciao ciao!